siamo a pochi chilometri dal Parco del Gran Sasso, proprio qui di fronte a noi, equidistante tra la montagna e il mare, a Penne, terra dei Vestini, in queste meravigliose colline argillose, arrotondate, ricche di biodiversità, ricche di tradizione, di una tradizione agricola antica, terra di cereali, ed è un'oasi WWF dal 1987. Con questa masteria abbandonata è nato il Centro Occasione Ambientale, ma poi devo dire che l'agricoltura, fatta in un certo modo, in questo caso biologico, dà una grossa mano alla biodiversità. E quindi questa agricoltura nostra, senza prodotti chimici, naturale, antica, col ciclo dell'azoto che si rinnova ogni anno, perché noi facciamo graminacea e poi leguminosa, non sfruttiamo il terreno, in questo modo si crea anche una certa biodiversità. Voglio ricordare che in Europa il 47% delle specie rare vivono in questi ambienti agroforestali, quindi dimostriamo col progetto Terra dell'Oasi, in altri termini, che è possibile la convivenza tra l'uomo e la green economy, lo sviluppo sostenibile, purché lo facciamo in un certo modo, con rigore, con regole certe, chiare, rinunciamo un po' forse alla quantità, ma insomma ne guadagniamo nella qualità del prodotto, quindi secondo noi funziona molto bene, da 20 anni lo facciamo. Cosa curiosa, il primo quintale di farro che arrivò qui è ancora fertile, noi oggi continuiamo a seminare lo stesso farro che abbiamo avuto 20 anni fa.